Bentornati a Il Gusto nella Sfida, il nostro giro d'Italia tra cantine e territori straordinari. Oggi siamo in Piemonte, siamo nelle Langhe, terra di Nebbiolo, terra di Barolo, e siamo nella cantina Pio Cesare. Aprirci le porte, Federica Boffa Pio. A te, Federica. Benvenuti alla Pio Cesare. Io sono Federica Boffa Pio e rappresento la quinta generazione della nostra famiglia. Ci troviamo in Piemonte, nelle Langhe, e la nostra cantina è una delle poche rimaste ancora operative nel cuore del centro storico della città di Alba ed è costruita sulle antiche mura romane di Cinta. Il forte legame con il territorio albese lo si vede benissimo nelle nostre etichette. Siamo infatti l'unico produttore a poter utilizzare lo stemma della nostra città, della città di Alba, sulle nostre etichette. Sin dal 1881 la nostra famiglia produce i vini tradizionali delle Langhe, Barolo e Barbaresco, ma anche Barbera, Nebbiolo, Dolcetto. E per questa sfida abbiamo voluto proporvi, il nostro vino più classico, il nostro vino più tradizionale, la nostra bandiera nel mondo, sin dal 1881, che è il nostro Barolo Pio dell'annata 2017. Noi produciamo il nostro Barolo Pio rispettando la ricetta storica e tradizionale della nostra famiglia, ovvero si tratta di un blend di uve nebbiolo 100% tutte di nostra proprietà che provengono da comuni diversi e all'interno di questi comuni selezioniamo vigne con diverse posizioni e diverse esposizioni. I comuni per la produzione del nostro Barolo Pio sono 5. Il cuore del nostro Barolo è stato da sempre il comune di Serralunga d'Alba, con la sua potenza, con la sua mascolinità, ma anche il comune di Monforte con la sua concentrazione, il comune di La Morra per la sua eleganza, il comune di Novello per il suo colore e il comune di Grinzane Cavour per la sua raffinatezza. Abbiamo deciso di proporvi l'annata 2017, che per noi rappresenta veramente una delle annate più uniche degli ultimi anni, un'annata che ha fatto molto discutere. Ma un'annata che ci ha regalato grandissime soddisfazioni e grandissime emozioni. Un'annata che è iniziata con un'estate molto calda, un'estate molto arida, un'estate molto secca. Madre Natura ci ha però sorpreso a fine del mese di agosto e ci ha permesso di poter realizzare una vendemmia veramente di grandissima qualità e non così anticipata come ci aspettavamo. Abbiamo vendemmiato infatti il vitigno Nebbiolo a fine settembre. Se si assaggia l'annata 2017 non ci si accorge affatto del clima caldo, del clima secco, ma anzi si percepisce una grandissima freschezza e un grandissimo equilibrio tra il frutto e l'acidità, ma anche tra la potenza, la struttura, ma soprattutto l'eleganza e la raffinatezza, tratto tipico, del vitigno Nebbiolo. Per trovare il giusto abbinamento con il nostro Barolo Pio 2017 abbiamo voluto sfidare il grandissimo amico Maurilio Garola del ristorante La Ciao del Tornavento di Treviso. Ora tocca a te, Maurilio. Salute. Confesso il mio grandissimo amore per il Barolo. Qui abbiamo provato un 2017 splendidamente raccontato da Federica. Adesso vediamo con quale piatto raccoglie la sfida un grande fuoriclasse come Maurilio Garola della Ciao del Tornavento. A te, Maurilio, vediamo cosa ti sei inventato per noi. Buongiorno, sono Maurilio Garola, chef e proprietario del ristorante La Ciao del Tornavento di Treiso, uno dei quattro comuni del Barbaresco. Sono qui a presentarvi questo Barolo classico di Pio Cesare, annata 2017, dove ho accettato la sfida da abbinarla a un mio piatto, della mia cucina. Questo è un Barolo straordinario, ho avuto modo di assaggiarlo, di cui è veramente un Barolo classico, tradizionale del nostro territorio, anche se l'annata 2017 non è stata un'annata grandissima, ma è stata un'annata molto calda, ma nel molto calda questo vino è riuscito ad avere un massimo della sua espressione. È un vino che si beve molto molto bene e in questo caso io l'ho voluto abbinare a un mio piatto che è questo fassone piemontese, quindi ho voluto abbinare a un piatto tipico piemontese, che è questa carne, perché omaggiamo anche un po' il nostro territorio con la carne, questo fassone piemontese impanato nei grissini, leggermente affumicato al profumo di nocciola. Eccoci in cucina a preparare questo piatto abbinato a questo grande Barolo 2017 della cantina Pio Cesare. Il piatto che abbiamo
pensato è questa bistecca di fassone piemontese. La caratteristica di questa bistecca di fassone è il fatto che è un vitello giovane e lo si vede dalla carne, che è allevato metà latte, metà erba o fieno, dipende dalla stagione. Il piatto viene composto in questo modo: questa bistecca viene impanata nei grissini, sbriciolati con le mani. Quindi gli ingredienti sono farina, uova, grissini, e abbiniamo tutto questo dopo la cottura con questa salsa fatta da una maionese alla nocciola, dove tutto questo verrà affumicato e presentato su questa putagé in piemontese, in gergo piemontese putagé, e questa piccola cucina bonsai dove viene affumicata questa carne. L'abbiniamo con questa misticanza di insalata, sempre con queste garigli di nocciole che si chiama classica la tonda gentile. Allora, il procedimento è questa carne tagliata di uno spessore di 1,5 cm, la impaniamo. Impanarla vuol dire farina, prego. La passiamo in questa farina 00, piano piano, uova chiaramente di galline nostrane, bianco e rosso insieme sbattuto. La impaniamo da ambo le parti, la passiamo nell'uovo, dopodiché nel pane e grissini sbriciolati un po' grossolanamente, no? Ecco così, perfetto. Allora, andiamo alla cottura. Quindi prendiamo questa padella antiaderente in rame, andiamo a mettere il nostro burro chiarificato. Questo è un burro di montagna selezionato da noi, che è stato tolto il grasso così non brucia. Andiamo a mettere dei piccoli gusti, che può essere rosmarino, l'alloro e uno spicchio d'aglio. E andiamo a appoggiarci piano piano la nostra bistecca. Facciamo fare una crosticina da ambo le parti. Ecco qua, perfetto. Che sia bella croccante, che si rosoli bene. Allora, finiremo la nostra cottura in forno a 180 gradi, leggermente affumicata, per 7-8 minuti. La cottura è ultimata e adesso andiamo a impiattare. Ecco qua, la nostra bistecca è pronta. La caratteristica è che è stata leggermente affumicata, quindi noi quando presentiamo questa bistecca impanata dei grissini leggermente affumicata, la presentiamo su questa putagé, come avevo detto prima. Adesso andiamo a impiattare. Prenderemo il nostro piatto dove lo ungeremo, lo sporcheremo, come volete, di questa pasta di nocciole. Andiamo a mettere la salsa sempre di nocciola e senape da abbinare assieme. Ci appoggiamo la nostra bistecca. Come contorno abbiamo fatto questa insalatina del nostro orto, sempre profumata con un dressing alla nocciola. Due chicchi di sale grosso sopra, per esaltare il profumo e il gusto della carne, e il piatto è pronto. Questo piatto lo abbiniamo, come abbiamo detto, a questo grande Barolo 2017 della cantina Pio Cesare, e vi invitiamo a venirlo a provare nel nostro ristorante, questo grande vino a questa grande carne. Beh, non so voi, ma mi è venuta una certa voglia di provare questo piatto, cosa che potremo fare già nella stagione autunnale-invernale, quando tutte queste prove che stiamo facendo diventeranno reali. Quindi, grande Barolo, un grande piatto a base di carne, un grande vino, un grande chef, e a voi un appuntamento per le prossime puntate di Il Gusto della Sfida. A presto!